il terreno. Mentre nelle zone prive di boschi, allora i sentieri magari saltano fuori e abbiamo più facilità nell'andare a leggere e a tracciare i percorsi con Google, come può essere, diciamo, una zona costiera dove ci sono poca vegetazione. Vedete, questi sentieri saltano fuori e allora io con facilità mi disegno il percorso su queste strade. L'appoggio sulle topografiche è importante più che altro per questa situazione. Cosa serve sapere per le GM? Vabbè, il 25.000 perché nascono, diciamo, il dettaglio maggiore è dato dalle carte al 25.000, e per individuarle vengono utilizzati i quadri di unione. Quindi per ogni regione, generalmente, ci sono dei quadri di unione sempre dell'IGM, dove ci saranno i fogli che vanno a identificare le località e le zone. Quindi il foglio 515, ad esempio, raggiunge una zona, copre una zona al 100.000 di scala, quindi un'ampiezza abbastanza vasta. Dentro a questo foglio ci sono le sezioni e le tavolette. Le tavolette sono questi quattro quadrati, quindi il foglio risulta tutta questa zona ampia. Dentro i fogli ci sono le sezioni e poi le tavolette, che sono l'ultimo quadretto con le località, quindi Abbasanta, Ghilarza, Busacchi, che risulterà anche il titolo del foglio stesso, e si individua con un numero romano che va in ordine e in senso orario. Ormai tutta questa situazione è stata ridotta perché basta collegarsi nel sito dell'IGM se volete fare un acquisto di una carta. E ormai, essendo tutto in digitale, lui direttamente individuando la località, che ne so, qui a Roma, visto che ce l'ho qua davanti, individuando la località, andando qui sulla sinistra, mette in evidenza tutte le tavole in quel rettangolo che io ho prodotto. Io faccio questo riquadro, voglio trovare le mappe in tutta questa zona. E lui me le esplode, diciamo, me le evidenzia in queste cartelle. Queste sono tutte le tipologie di prodotti che posso acquistare. Le mappe, diciamo, che abbiamo visto, queste in bianco e nero a colori delle topografiche GM, sono queste di 50. Qua c'è scritto ultima edizione. Come mai non ce l'ha qua? Serie 25. Ok, la serie. Come mai non da mappe qui? Tavoletto. Sì, c'è una cartella della Brasile. Non vale darle oggi. Ci sei? No, ero zitto. No, non lo so. Allora, IGM, qual è l'indirizzo internet? IGM.org. Ah, stavo sbagliando, dovevo cliccare l'ultimo tasto Select Area. Quindi dovete andare in IGM.org. Geoprodotti. Cercate la località di interesse di cui volete conoscere la mappa. Andiamo su Bologna. Ok,
Una volta che avete individuato la zona e non conoscete magari che mappa c'è qui, che titolo avrà l'IGM o che foglio dovete comprare, selezionate con questo tasto Select Area la zona. Io stavo schiacciando lo zoom prima per quello che e lui, in base alla selezione fatta, vi evidenzia le mappe per quell'area. Ecco, Sesto San Giovanni, Castelfranco Emilia, vari annali, il costo 25 euro, tra l'altro in questo caso non è nemmeno acquistabile, quindi bisogna fare una ricerca su, allora, 25. Ci sono mappe molto, molto antiche. Ecco, 200C. Non c'è niente di acquistabile. Quindi ancora di più io vi sto dando un modo per stamparvele a questo punto. Strano che non. Probabilmente dovreste. Ecco, è questo, questa è la chiave, questo è il punto dove molti si lamentano, diciamo, ovviamente il corso lo si fa basando su IGM perché le carte più affidabili, cioè la cartografia ufficiale è sempre lì e rimarrà l'IGM. Il problema qual è? Che l'abbiamo visto l'altra volta. L'IGM ti permette di andare un po' indietro negli anni, quindi se ti serve qualcosa indietro negli anni è soprattutto con i toponimi, cioè i toponimi che trovi qua nell'IGM non li troverai in nessuna, cioè è difficile trovare i toponimi, i monti, sagome, cioè proprio i toponimi di ogni località, di ogni zona. Qua l'IGM serve soprattutto per studiare il territorio e approfondire le conoscenze. Dopodiché, se inizi a saper usare QGIS, abbiamo visto l'altra volta che con queste plugins Andrea Alice, se con voi non l'ho fatto, vi consiglio di aprire QGIS anche con Beatrice. Da QGIS, se ce l'avete pronto, dovete andare sui plugins e installare Quick Map Service. Con Quick Map Service vi dà tutta questa roba di mappe, cioè tante tante tipologie di mappe. E ad esempio l'OSM ciclabile, ora ne sto aprendo una perché è quella che ho visto anche da poco che ha. Dovete andare a cercare quelle mappe che rappresentano anche i sentieri. Questi tratteggiati sono sentieri. Sta succedendo che con la condivisione dei percorsi, con diciamo l'interazione degli escursionisti, questi editori mettono a sistema, caricano le tracce che riescono a trovare anche in altre, in altre situazioni, in altri portali. Però, ad esempio, questa è l'escursione che ho fatto domenica. Io sono entrato qua nel rosso. Se io spengo questo rosso, non c'è nessun percorso qua. Io questo percorso perché l'ho fatto e l'ho individuato? Perché in questo caso Google Earth mi dava visione di qualcosa. E noi cercheremo di imparare a questo. Cioè, voi imparate a leggere Google Earth, a guardarlo, vedete un sentiero qui, disegnate voi il percorso che va qua e poi ve lo caricate sul cellulare e a quel punto andate sul territorio e lo seguite. Ecco, dovete sfruttare Google Earth in queste situazioni dove il sentiero è visibile, non avete traccia, le create e quindi potete andare a esplorare in sicurezza perché avete una traccia che vi conduce fino
al punto di partenza, o comunque vi potete appoggiare. Ad esempio, questa variante è una variante che potrei ancora studiare, che non ho fatto, ma la vedo bene nitida qui. E basta che io vada a fare una linea con Google e la vado a salvare e a caricare poi sul cellulare. Allora, vedo che non arriva. Dimmi. Perché Google Map è più che altro un visualizzatore. Google Earth invece mi permette di creare. Ora siamo su Google Earth qua, no? Tra l'altro Google Earth ha anche le funzioni di Google Maps. In questa barra su in alto c'è uno spazio in cui io posso cercare località. Posso scrivere Bologna, non so dove è Bologna, per dire. Cerco. E lui mi butta su Bologna. Ok, cosa che con l'IGM è molto difficile. Immaginatevi di avere l'IGM e io debba andare su Bologna. Cioè, non mi devo. Allora devo cercare le coordinate di Bologna, leggerle sul cursore, andare a rispostarmi. Google Earth mi avvantaggia in queste situazioni. Allora, qua devo spegnere questa mappa perché. Sì, la posso già accendere da ora. Allora, sì. Ricordatevi che QGIS sotto una certa scala non si accende, quindi già quello è un problema. Sta iniziando a caricare. Ecco, cercare Bologna adesso con l'IGM è un po' in salita. Se non è che ho. Dimmi. Sì? Ok, non l'abbiamo visto il VMS insieme, eh? Oh sì, non mi ricordo con voi, ma mi pare di sì, però. Mi pare che l'abbiamo visto. No, stop, no, Alice e Andrea l'hanno fatto. Non l'abbiamo visto, ma sei sicuro? Allora, facciamo un ripasso. Allora, no, o meglio, vediamolo. No, io ero convinto di averlo visto. Allora, aprite tutti i QGIS. Così, anche se l'abbiamo fatto, facciamo un breve ripasso. Chi se lo ricorda, provi a farlo da solo. Spegnete i microfoni che fa un rimbombo. Quindi, layer. Aggiungi layer VMS. Il punto cruciale è però questo: dovete copiarvi dal geoportale nazionale. Quindi dovete andare sul sito del geoportale. Boh, Andrea, io ero convinto che l'avevamo già visto questo. Quindi andate sul geoportale nazionale, dovete copiare l'indirizzo internet VMS, che sono questi. Ora io ve lo copio nella chat e lo potete acchiappare senza venire in questo sito. Vedete qua, questo è pieno di cartografie qua. C'è anche la carta geologica d'Italia, molto interessante se dovete fare uno studio della geologia del percorso dove dovete andare. Carta di base GM25.000, copia, ve lo metto sulla chat. Adesso questo indirizzo lo dovete selezionare, copiare e mettere su QGIS. Fate nuovo una volta aperto questo VMS. Ci siete? Incollate l'indirizzo internet appena copiato. Scrivete qui IGM 25.000. Date ok. Fate connetti e vi dà questa informazione. Ci siete tutti? Ok,
L'ho messo. Lo vedi? Ah, dimmi. Ah, sì, scusami, l'ho messo su WhatsApp. Non ci ho pensato di... Non ci ho pensato poi. Non ci ho pensato a questa chat. Quindi copiate questo link e lo mettete su... Andate su QGIS. Ok, allora. QGIS aperto. Andate su layer, aggiungi layer e andate su aggiungi layer VMS. Sto facendo il video di questa roba, quindi se i passaggi poi ve li perdete vi potete riguardare il video. Vi apre questa finestra sorgente gestore della sorgente dati, fate nuovo, incollate qui l'indirizzo che vi ho dato. E qui scrivete il nome IGM 25.000 e basta. Ok. Date ok. A me mi dà un errore perché l'ho già creato 1.000 volte, quindi vado ad aprire quello che ho già fatto e fate connetti. Vi devono comparire queste due informazioni. Ci siete? Fate adesso aggiungi e lui l'ha preso in carica sul programma. E chiudi. Allora, probabilmente non vedrete nulla perché se siete in una scala molto grande, lui non vi fa visualizzare niente. Dovete andare sul almeno 50.000 e lui inizia a caricare e a comparire. Non so se così basta, ma può essere di no perché dovete dargli la località. Qualcuno vede la carta mettendo 50.000 qui nella barra? Siete? Dove sei arrivata, Alice? Ok. Nuovo. E poi ti esce dettagli e connessione. Allora, vi consiglio di ridurre le finestre di entrambe le cose. Quindi riducetevi la finestra di Google Meet in modo da fare un quadratino più piccolo. Ve le mettete affiancate così. Cioè, non lo so, boh. Cioè, è l'unico modo per vedere entrambe le cose. Questo è QGIS. Nuovo. Incolla in URL l'indirizzo. Questo qua della chat. E qua scrivete il nome IGM25.000, visto che stiamo facendo quello. E date ok. Mi senti? Allora, devi mettere IGM25.000 perché tu stai caricando l'IGM25.000, così lo riconosci perché una volta che l'ha fatta questa procedura vi rimane sempre, quindi non c'è, dovete solo andare a ricaricarlo se doveste perdere, diciamo, il file sul progetto. Vi compaiono questi due. Prendete cartografia e fate aggiungi qua sotto.
Ok? Connetti, l'hai fatto, connetti? L'indirizzo ripeto giusto? Ma dove non ti compare nulla? Nel progetto stai dicendo o qui? È fatto. Qua deve saltarti fuori quello che hai scritto tu, no? Vedi che c'è una finestrella. Ti deve uscire quello che tu gli hai dato come nome. IGM 25.000. Ad esempio io ho messo così. E fai connetti. Ti deve uscire a questo. È uscito. Ci siete tutti? Se no, se poi. Ma siamo in 8. Ok, va bene. Enrico, ci sei? Ok, allora sì, guardate il video, cercherò di caricare il video e poi quindi. Cosa vede? Vedete qualcosa? Mettendo 50.000? Qualche zona d'Italia? No. Ok, perché praticamente adesso bisogna localizzare bene le carte. Allora, c'è troppo rimbombo però dei microfoni. C'è qualche microfono che fa troppo. Quindi un trucco rapido, perché ovviamente vi serve una situazione rapida, è quello di caricarvi una mappa più semplice che ha le città. Quindi andate su plugins. Gestisce, installa. Ci siete? E scrivete Quick Map Service. Dovete trovare questa applicazione. Io l'ho già installata, quindi dovete fare installa, ovviamente. Ci siete? A questo punto dovrebbe comparirvi sulla barra web l'applicazione che abbiamo installato, Quick Map Service. Sulla destra dovrebbero comparire delle mappe. Ora non mi ricordo se nella prima installazione compaiono tutte le mappe che ho io, se c'è Google, verificate se ci sia Google, che è già. Magari Google Road. Ci siete? Ditemi un po'. L'ha installato? Se riuscite a installarlo. Alice, dimmi. Google non c'è. Beatrice, chiudi il tuo microfono, forse è il tuo che dà problemi. Forse è Google ed è. Ah, boh, allora non lo so di chi sia. Google
Devo fare una ricerca su Google, non mi ricordo com'è che si installava Google. Comunque, prendine una qualsiasi. Prendi anche Mapservet, oppure quali è che hai? Dimmi, NASA. Serve una mappa che ti faccia vedere meglio il territorio. Quindi road. Devo riverificare questa cosa di tutte le mappe che ho aperto. Quelle le ho aperte da molto, non mi ricordo sinceramente. Se poi le ho caricate a parte. Sta vedendo. Ricordatemi che mappe avete. Poi cosa c'è? Oltre map surfer. Atlas, dov'è? Questo. Funzionano, che non vanno, c'è un'altra soluzione, eh? Adesso poi verifico com'era per caricare tutte queste e vi manderò le spiegazioni. OSM non c'è, OpenStreetMap sarebbe. Sì. Sì. Sì, doveva succedere quello. Fino a qua siamo tutti sulla stessa linea. Il punto è. Cosa che devo verificare adesso, questi che verifico poi domani. Come implementare il numero, che adesso sinceramente mi sfugge questa cosa. Forse è questo. No. Vabbè, ve lo verifico. Però diciamo che la cosa più corretta da fare è un'altra. Andare su Google. Quindi aprite Google. A questo punto prendere, che può essere sempre Bologna, visto che siamo qua, crearvi il punto. Questa cosa la stiamo facendo perché appunto non si vede l'IGM immediatamente e quindi crea un po' di disagio questa roba qua. Quindi andate su qualsiasi punto della mappa, magari vicino a casa vostra, quindi qua scrivete la vostra città, qui sulla ricerca, no? Quindi io ho scritto Bologna. Google Earth, l'avevi installato Google Earth? No, devi farlo da PC però. Ve l'avevo chiesto di lavorare da PC. Con Google Earth vi consente di fare più ma manovre più complete. Quindi cerca di installarlo lì. Bisogna fare aggiungi, segni a posto. Quindi scrivo Bologna, visto che sono qua. Quando c'è il cursore attivo così con i bordi gialli, vuol dire che lo posso modificare. Posso spostarlo dove voglio, perché magari lui me lo piazza in un punto a caso, io però magari lo voglio in questo incrocio, in questa via, sto inventando.
posso scegliere uno stile diverso, una casa o quello che si vi pare. Do ok, do ok e me lo ritrovo nelle barre qui a sinistra, Bologna. Cliccateci nel vostro, tasto destro, salva luogo con nome. Ci siete? Quindi tasto destro ho aggiunto il segno apposto qui, vedi questo tasto giallo sulla barra, oppure puoi fare aggiungi sulla barra segno apposto. Quindi o lo prendi da aggiungi segno apposto oppure dalla barra qui. Allora, il segno apposto e te lo metti dove vuoi, nella zona in cui vuoi partire o vuoi andare questo vi serve come appoggio, almeno per caricarvi l'IGM in maniera da visualizzarlo. Quindi andate sul punto salva con nome, KML, è importante, se no QGIS si confonde, cioè non ve lo apre, quindi Bologna, salva. Allora, se non fate questo salvataggio voi lo create qui nel programma, ma poi sul PC non vi ritrovate nulla. Dovete sempre, diciamo, esportare il file in modo da trovarvelo sul PC. Quindi Bologna salva. Adesso andate su QGIS e fate aggiungi layer, anzi aggiungi vettore, che è il primo tastino qua. Vi compare gestore della sorgente dati che c'è qui. Cliccate sul tastino con i quadratini, con i puntini. Vi apre quindi le cartelle dove avete salvato il vostro file. È importante che vi ricordiate, cioè che siate consapevoli di dove salvate il file KML di Google Earth. Selezionate, fate apri. Applica. Fate applica e chiudete. E quindi ce l'avete qui su QGIS. Ditemi se vi è comparso il vostro puntino, cioè se siete riusciti a caricarlo qua nella barra. Ci siete? Ok. Allora, una volta che esce qui sulla barra, tasto a destro, zoom sul layer. E vi porta a Bologna. Io adesso non si vede nulla perché ho spento l'IGM, l'accendo e dovrebbe. Non vedo. Ok, non si vede ancora perché? Perché sono. Ah, non lo sto caricando. Che scala ho? 50.000. Ah, c'è tutti questi aperti, tra l'altro. Zoom. Ok. Allora, ditemi un po' come siete messi, se lo state facendo e se avete capito un attimino. Quindi mi serve Bologna o comunque il punto per trovare direttamente sull'IGM in maniera rapida il punto dove voglio osservare, dove voglio fare i percorsi, perché è un po' un pasticcio, diciamo, cercare la zona senza avere punti di riferimento, perché vi dicevo, questo file perde la visualizzazione sotto i 100.000. Ora faccio un tentativo, ma dovrebbe essere informazioni sorgente, dovrebbe essere nelle proprietà, ma era già preimpostato così, sicuramente è bloccato, che simbologia visualizzazione, sono che alla fine scopro che potevo modificare la cosa. No, non me lo fa fare, vedete?
L'ho acceso ma è grigio, è bloccato, quindi devo per forza mantenere quelle impostazioni sue, se no non si vede niente. Dai. Allora, quindi vi ho spiegato come poter vedere le mappe IGM su QGIS. Ora vi insegno, ora ci guardiamo come calcolare le coordinate di quel foglio, così cerchiamo anche di, perché se si perde questo è un peccato per Gianluca. Quello di disegnare il percorso e poi disegniamo il percorso su Google Earth e lo carichiamo su QGIS. Ok, quindi prendete il foglio della coordinata, cioè questo qua, questo per calcolare VGS74. Preparatevi un righello e cerchiamo di calcolare la coordinata VGS74, che sono di questa tipologia, 39 gradi 24 primi, 8 gradi 30 primi, che le vedete qui sull'angolino a sinistra, questi valori. Quindi questi valori sono le coordinate note di questo vertice. Noi sappiamo che in questo vertice ci abbiamo 39 gradi 24 primi di latitudine e 8 gradi 30 primi di longitudine orizzontale. La latitudine è verticale, quindi l'angolo con l'equatore, l'angolo verticale con l'equatore, la longitudine di 8 gradi è l'angolo orizzontale dal meridiano centrale al meridiano verticale di Greenwich. Quindi supponiamo di avere, cioè non supponiamo, abbiamo questa mappa non in scala. Verificate che queste misure siano valide. 9,5 è la distanza del punto rosso, quindi all'incirca, poi i valori dipende un attimino da dove fate partire lo zero, diciamo, questo cerchio è un po' grande, però c'è una scritta Gutturup Palat, che è più o meno leggibile. Verificate se qua avete 9,5. Ditemi un po'. Sì, a fianco alla G ho preso il punto. Vabbè, dipende un po' da come stampa, il foglio, o se è cambiato un attimino, magari la tua, il tuo, il tuo, boh, io c'ho 9,6, non so perché. Io lo sto prendendo. Io sto prendendo da qua. Comunque, considerate, no, considerate 9, va bene anche 9. L'importante è mettere i valori come volete. L'importante è sapere come mettere i valori. Perché non mi fa? Ah, beh, questo ora non mi fa modificare. Allora, qui quello che a noi interessa è la misura cioè la misura più importante da capire, da verificare, è questa, 16,2. Magari a voi vi sembra sarà diverso. Comunque, è la barra bianca, il segmento bianco che c'è in questo reticolo, nella barra verticale. C'è un tratto bianco, poi parte un tratto con una linea nera in mezzo. Quel tratto bianco rappresenta un primo. Quindi vuol dire che dove finisce questa linea blu, dove finisce questa linea blu qua, qui c'ho il valore di latitudine 39 gradi e 25 primi. Qua ci avrò 25 primi come valore. Io devo calcolare dei valori intermedi.
qua in mezzo alla linea blu. Quindi mi prendo, e l'abbiamo già presa, 9,5 a 9. Quindi qua avremo 9,5 in mezzo al segmento blu. La proporzione qual è? La proporzione dovete scrivere così. 39, no, scusatemi, è un primo, che è questo, equivale a 60 secondi, che sono quelli che noi dobbiamo calcolare, che ci mancano per formare la coordinata, perché invece di avere 39 gradi 24 primi e 0,0 secondi, noi avremo qua 39 gradi 24 primi e tot secondi. Noi dobbiamo fare la proporzione per la quale scriveremo che 16,2 sta a 60 secondi, questo, come 9,5 sta a x. Questo lo si deve fare in ogni caso, sia se non è in scala, sia se è in scala, perché non sappiamo. Non potendo usare il righello per calcolare la coordinata diretta come abbiamo fatto con le coordinate chilometriche, dobbiamo fare le proporzioni. In questo caso le proporzioni sono molto sballate perché l'IGM in scala reale, l'IGM normale, qua avrà circa 7 cm, non 6,2 cm. E quindi la proporzione sarà un po' diversa nei valori, ma sempre bisognerà farla. Quindi le proporzioni come si fanno? Non so se vi ricordate, se siete freschi su queste, sui calcoli matematici. Moltiplicate il prodotto, diciamo, prodotto degli interni, 60 e 9,5, diviso il prodotto degli esterni. O meglio, x uguale, scusatemi, il prodotto degli interni diviso 16 a questo punto, perché x va al primo membro, si dice, x va, per andare al secondo deve essere diviso per il prodotto. Quindi questo è il passaggio matematico. È una formula che alla fine è sempre la stessa, basta che voi la misura, diciamo, la parte incognita, che è rappresentata dalla misura che avete preso, sta a destra. La parte nota, diciamo, tra virgolette nota, perché sappiamo che 16,2 corrisponde a 60 secondi, va a sinistra. Moltiplicate quindi gli interni, provate a farlo se avete la calcolatrice per verificare i valori, e otteniamo 35 secondi. Quindi 35 secondi è il valore da mettere in corrispondenza di questa latitudine per il punto vicino a Gutturupara. Quindi la coordinata diventerà, invece che 24 gradi 20, 24 primi, 39 gradi 24 primi, gli dovrò aggiungere 35 secondi. Aggiungere vuol dire direttamente che io aggiungo, quando io faccio le somme per questi valori, li devo sommare elemento per elemento. Quindi sommo i primi con i primi, i gradi con i gradi e i secondi con i secondi. Essendoci 0, 0 più 35 mi rimane 35 nelle coordinate dei secondi. La stessa cosa faccio per la longitudine. In questo caso il riferimento ce l'ho qui a destra, perché io devo andare a cercare i segmenti interi che mi quantificano sempre i secondi. Scusatemi, i primi, quindi questo è un primo in longitudine, questo segmento con la barra nera. Devo andare a prendere la misura tra la fine del segmento e il punto di cui io voglio calcolare la distanza, la coordinata, che è questo, circa 1,7. Vabbè, il valore ovviamente dipende da come è posizionata il righello. Quindi se misurate, quel segmento avrà circa 12 centimetri. C'è una riduzione di scala, non so come mai, boh, forse ho frugato io il foglio dopo che l'ho stampato e magari non corrisponde più.
Comunque, potete anche mettere 12, così fate il valore corretto rispetto al vostro foglio. E poi dovete prendere questo 1,7 all'incirca, che è dal punto all'inizio del segmento. Ok? È come se state misurando il pezzettino qua. A questo punto dovete fare un'altra proporzione, quindi 12,6 o 12 sta a 60, 60 lo dovete metterlo comunque, come 1,7 o diciamo il valore che avete letto voi sta a x. Quindi 60 per 1,7 diviso 12 dà circa 8 gradi. Qua c'è un po' di disordine sui valori che avevo scritto, perché questa l'avevo ricontrollata, non ho corretto questo 7, ma volevo mettere 8. Sommate i secondi con i secondi, quindi abbiamo 8 gradi, 31. Perché 31? Perché 30 è qua, 31 inizia qua, parte il 31esimo primo, e noi stiamo dentro al 31esimo primo. Mi mancano i secondi di questo tratto. E quindi mi diventa non più 8,30, ma 8,31 e 8 secondi. Questo 7 è sbagliato. Ok? L'altra cosa che si può fare con queste coordinate è il passaggio da sessagesimali, così si chiamano le coordinate 39, 24 e 24 prima e 34 secondi, si chiamano sessagesimali, non so se ve le ricordate dalle medie queste cose, e decimali, che sono queste, cioè esprimono sempre la coordinata VG74, sempre lo stesso punto, però lo esprimono in una estensione differente. Quello che bisogna fare è in questo caso una specie di proporzione un po' più nascosta, dovete dividere, equiparare. In questo caso è molto simile a quando si cambia unità di misura, no? Da chilogrammi a grammi, per esempio, no? O da chilometri a metri. Dovete dividere per il valore a corrispondente. Quindi se un grado è uguale a 60 primi, io divido divido i primi per 60 e ottengo una parte del decimale, la prima parte 0, e un grado corrisponde a 3600 secondi, e quindi divido i secondi, perché praticamente noi stiamo andando a calcolare i decimi di grado qua. Quindi io devo far corrispondere tutto a gradi facendo queste equivalenze. Ovviamente per capirlo a fondo bisogna fare diciamo, esempi più sulla geometria, più sulla trigonometria, che magari ci fanno, diciamo, perdere un po' il filo. Prendetele per vere queste cose, diciamo, no? Quindi per trovare la seconda parte dovete dividere i secondi per 3600 secondi e ottenete un numero decimale ancora più piccolo, diciamo un millesimo di millesimi di grado. Andando a sommare questi valori otteniamo il decimale, lo 0, della latitudine, quindi 39,4094, che vedete qui. Per la longitudine abbiamo questi valori, quindi 39 primi diviso 60 primi e abbiamo 0,65, 8 secondi diviso 3600 e abbiamo 0,0022, che noi dobbiamo semplicemente sommare in colonna, quindi 0,65 è 0,0022. Qui ho solo il 22 in colonna, qua non ho niente, quindi mi rimane il 22. Se qua avessi avuto dei numeri, supponiamo che qua avessi 1 e 1, diventava 6 e 7, ma no, c'ho 0 e 0 e quindi c'ho 0,65 e 22, che
vado ad aggiungere agli 8 gradi, quindi diventa 8 gradi, 6522. Ok? Siete vivi? Questo è soltanto, diciamo, sono dei dettagli ulteriori nel caso in cui vi chiedano delle coordinate, magari ve le chiedono in VG74, ve le chiedono in decimali, ve le chiedono o in sessagesimali, quindi siete in grado di fare passaggi di unità di misura. Ok, allora adesso ci concentriamo. Allora, a questo punto mi dispiace far perdere a Gianluca la roba sul disegno del percorso in Google Earth. Vediamo un po' di roba sulla lettura carta. Roberto, ci sei? Ci siete tutti? Sì, Roberto, Valerio, tutti zitti, non vi sento. Vabbè, proseguo. Tutto a posto? Ok. Allora, cerchiamo di salvare Gianluca almeno finché magari ci arriva, si inserisce all'ultimo momento e proviamo a recuperare un'ultima ora. Come siete con la lettura delle carte? Nel senso, sapete distinguere tutte le informazioni che si leggono in una carta IGM? Nelle IGM ovviamente esistono le leggende. Come in ogni mappa, tra l'altro. Quindi. Ok, questo è il disco che abbiamo fatto prima: quadro riunione, foglio, quadranti e le tavolette interne. La carta 25.000 si trova all'interno delle tavolette, quella che si va ad acquistare, diciamo. In queste carte abbiamo il titolo. Quindi quello che vi dicevo prima, località, generalmente corrisponde a una località oppure a un paese. Che ne so, Cagliari, Bologna oppure località specifiche, perché magari il taglio di quel foglio è ricaduto in una zona priva di paesi, ma si trova in aperta montagna, quindi lì magari c'è una montagna caratteristica principale, quindi prenderà il titolo. Qua avete la scala numerica, i valori e i dettagli tecnici della carta, quindi UTM, reticolo. Non so se avete delle carte disponibili, Roberto, Enrico, dovete esercitarvi a leggere se avete delle carte topografiche, che valori, le indicazioni che danno nelle carte. Ora ne apro una che vi serve da esempio. Questa è una mappa generica. Ogni mappa ha l'informazione su, diciamo, il sistema di riferimento utilizzato per generarla, che è qua giù. Era qua giù. Poi non riesco a trascinarlo e mi sparisce. Ah, è qua. Ok. Ok. Vedete? In questo caso questa carta è stata creata in Gauss Boaga, datum Roma 40, l'abbiamo visti l'altra volta, e quindi mentre generalmente le mappe tipo l'IGM avranno scritto UTM, VG74, il datum e quant'altro. Poi abbiamo le scale, quindi ci dice in che scala è stata fatta questa mappa, scala 1:25.000. E c'è anche la scala grafica. La scala grafica è utile perché ci dà una corrispondenza tra la misura nel disegno e la misura nella realtà. Direttamente, quindi, misurando questi segmenti, voi avete la misura nella realtà.
Queste cose le possiamo rivedere anche in queste slide, vedete? Queste sono screenshot, pezzettini di mappa, quindi reticolo in viola VGS84. Qua vi dice il titolo che stiamo guardando, il foglio, quindi per individuarlo, il foglio 299 sezione 2, che sono quelle sezioni in ordine orario. I dati specifici, quindi qua ci sarà scritto UTM, il fuso, il 32-33, non so se vi ricordate, tutte le indicazioni specifiche, diciamo, della carta IGM. Queste le ritrovate in maniera più semplificata, ad esempio, non tutte hanno tutti questi dettagli, non ce li hanno tutte le mappe che comprate, però hanno sicuramente il fuso, in questo caso il 32, la fascia T, che sono gli elementi base per individuare la carta su, ecco, vedete, questa ad esempio invece è in Gauss Boaga, IGM, questa vuol dire che l'IGM è più antica, che si basava sul Gauss Boaga. Quello che abbiamo visto in quelle coordinate sono ri riassunte qua. I numeretti che vedete in questa, dove abbiamo usato la mappa che abbiamo usato per prendere le coordinate, i numeretti fanno riferimento alle coordinate UTM. Questo che vi ho dato sfocato è proprio un pezzo di un IGM, quindi è ufficiale come rappresentazione. I segmentini rappresentano i valori del VG64, mentre questi puntini, questi qua, questi piccoli puntini intervallati, che non corrispondono col reticolo ma sono spostati, rappresentano il reticolo del Gauss-Boaga, che vengono, in questo caso sono nell'IGM presente tutta la specifica delle coordinate. Ok, questa è la declinazione magnetica, significa che il nord magnetico nella realtà non è perfettamente quello reale, cioè nel senso la bussola può avere errore e quindi le mappe sono state calcolate con più precisione, utilizzando sistemi diciamo, più precisi per individuare il nord magnetico. Può succedere che i nord magnetici abbiano degli errori in alcune zone d'Italia, e qui ti dicono di quanto è l'errore, e questo ti serve per correggere l'informazione che ti dà la bussola. Parliamo di piccole imprecisioni praticamente trascurabili nel caso delle attività escursionistiche. Importante invece la simbologia. Quindi, nelle carte a colori, quindi l'ultima generazione dell'IGM, abbiamo tutto ciò che è arancione. Questa cosa è una cosa che noi non vediamo, noi nella nostra zona non vediamo carte, strade arancioni, perché in Sardegna non esistono le autostrade, giusto Andre? Quindi se volete, praticamente il nostro aspetto è un aspetto tutto grigio. Invece a Bologna, invece a Bologna i colori sono anche di arancione, o meglio il nord Italia, che poi con questo metodo che vi ho fatto vedere col VMS, essendo gratuite queste mappe, praticamente non sono sempre le mappe moderne, queste sono mappe antiche. L'IGM cosa ha fatto? Visto che io te lo sto facendo vedere gratis, accontentati di quello che ti do. E lui in questo caso ci sta dando nell'Emilia la prima fornitura di mappe, che in realtà però è ancora più utile, secondo me, almeno per i ragionamenti che faccio io, perché più è antica la carta, più valori storici saltano fuori. Perché io faccio molto un ragionamento sulla ricerca di percorsi, appunto, cammini dei minatori, percorsi dell'Ottocento, carbonai. Più sono antiche queste carte, più garantiscono la presenza di queste informazioni. Ecco, qua invece in Veneto, se non sbaglio, saltano fuori le autostrade, perché qui in questa zona
il già portale nazionale o l'IGM ha deciso di rendere fruibili gratis anche le mappe più aggiornate. In Emilia invece hanno messo, anche in Sicilia, l'altro giorno Beatrice, abbiamo visto che erano molto più antiche. Queste arancioni sono le autostrade che abbiamo visto nella slide. Ok. Quello che invece dobbiamo concentrarci di più nell'ambito escursionistico sono questi simboli, ovvero le carrarecce, soprattutto dalle carrarecce in giù, diciamo, perché le strade secondarie o strade ad una corsia sono intuibili. Le carrarecce, le mulattiere, i sentieri sono da imparare a memoria come simbologia, perché sono quelli che ci interessano per il trekking. Allora, io sto facendo un ragionamento di escursionismo e non so voi se vi state facendo questi discorsi sull'uso escursionistico delle carte. Adesso cercheremo di distinguere queste informazioni e di studiare un po' la carta osservandola. L'altra informazione importante da conoscere, ovviamente poi ci sono tutti i simboli, edifici, chiese, punti trigonometrici, strade romane in questo caso, le linee elettriche, elettrodotti che le vedrete attraversare, diciamo, le carte e il disegno. Poi ci sono anche nelle colorazioni verdi le tipologie di boschi e di piante, agrumeti, oliveti, macchie e quant'altro, i fiumi ovviamente in rosso, i muri a secco e i confini amministrativi comunali. Un altro passaggio importante è invece la curva di livello, nel senso che voi per analizzare una zona, un territorio, visto che con Google Earth è difficile capire come, ad esempio, andiamo sulla Zoncolandia Alice, no? Che forse ce l'avevo, no, l'ho persa là. Zoncolandia. Da Google Earth è un po' difficile interpretare l'andamento del terreno. Fatemi vedere che non mi abbiate scritto qualcuno di voi. Sì, ah, Roberto mi ha mandato un audio, quindi forse è sparito. Ah, non sente. Io di fare boh. Roberto non sente la lezione. Troveremo una soluzione per lui, non lo so. Mi devo rifare un ripasso. Quindi con Google Earth il 3D ci permette di, se voi avete aperto Google Earth, c'è una funzione rilievo, dovete accendere qua il rilievo. Qui. Mi sentite? Cos'è? Sì, le sta facendo, sta già andando. Sì, ti sento. La registrazione è già andata. Sì. Allora, col 3D così è anche intuibile l'andamento, perché si vede una montagna, è anche leggibile. Però, diciamo, non è immediata la cosa, magari qui con queste montagne, ok, in pianura dove magari l'effetto montagna 2000 metri e meno, si capisce meno come va il territorio. Con la curva di livello noi possiamo analizzare appieno questo andamento, cioè se vi chiedo come va il profilo qui, non è semplicissimo da capire, dovete farci l'occhio. Con l'IGM invece cosa succede? Che noi abbiamo queste curve di livello, adesso mentre carica proprio
Le curve di livello ci permettono di vedere appunto come vanno i terreni in maniera anche più precisa. Le curve di livello sono tre. Esistono le curve ordinarie, le curve intermedie, quindi l'ordinaria è questa di marrone scuro, che individua generalmente una quota netta, diciamo 900, 900, 950, 900, cioè le quote ogni 100 metri, scusatemi, 900, 900, 900, 1000 e così via. Mentre, no, di 50, scusatemi, sto facendo un attimo di confusione, sono ogni 50 metri. Mentre le intermedie, queste più chiare, sempre marroni ma più chiare, sono ogni 25 metri. Per 25 metri o 50, 50 metri intendo la differenza di quota. Mentre queste tratteggiate sono ogni 5 metri. Quindi per ogni 5 metri di cambio di quota, sia in altezza che sia in crescita che in decrescita, abbiamo una curva. La stessa curva, se voi la seguite, quindi questa, rappresenta sempre la stessa quota. Quindi se io qua c'ho 900 o 1000, anzi, questa è di 1000 perché sono ogni 50 metri, no, sono ogni 100 metri, scusate, mi sto facendo un attimo di confusione, sono ogni 100 metri queste ordinarie, 25 metri le intermedie e 5 metri queste tratteggiate. Se io seguo sempre questa linea grossa, sarò sempre in pianura perché sarò sempre la stessa quota e in questo caso sempre a quota 1000. Se dovete allenarvi a capire che quota siamo in un determinato punto. Possiamo farlo ad esempio guardando questa. Quindi, allora, le direttrici ogni 100 metri, le ordinarie ogni 25, le ausiliarie ogni 5. Ok. Mentre leggevo i valori delle quote mi stavano venendo un attimo di confusione. Allora, questa rossa rappresenta l'ordinaria, rappresenta 900 metri. Perché dico 900? Perché io qua ho 907. Questo puntino col valore a fianco rappresenta un punto quotato, vuol dire che di questo punto qua nero è nota la quota, vuol dire che è stata rilevata, è stata individuata ed è stata messa in carta, è una quota nota. Se qua c'è un puntino nero di 907 e qui c'è una direttrice, vuol dire che, e le direttrici sono ogni 100 metri, vuol dire che qua c'è 900. Non posso avere 1000 metri o 800 metri. Non posso avere 1000 metri perché nell'intorno di questo 907 vedo valori di 8,40, 9,64 e quindi siamo in mezzo. Siamo in mezzo a questi valori. Voi dovete verificare se i valori che leggete poi qua, 964, sono dati da queste quote, queste curve che variano. Per poter calcolare 964 dovete, visto che cresce, perché siamo a 907 e qui siamo a 964, dovete aggiungere 25 metri fino a qui. 964 è in mezzo, è una zona in mezzo. Quindi se fate 900 più 25, qua siamo a 925. Più 25, qua siamo a 950. Più 25, qua siamo a 9,70 e questo punto quotato simile a questo punto qui si trova all'interno di questa zona sotto la riga, diciamo. Quindi abbiamo detto 9,75, no, si sale, si scende rispetto a questa linea che vedi rossa, sì, perché si scende così. Ah, vuoi dire così? Ah, sì, ok. Si scende o si sale da 907. Allora, quindi 9,25, 9,50. Non dovete confondervi da questi numeri che leggete. Dovete
mantenere, diciamo, non vi dovete far confondere, quindi dovete partire sempre dalle direttrici. Questo numero vi serve solo come riferimento. Le somme, i calcoli dovete farli considerando sempre le curve, quindi 900, 925, 950, 975, e quindi che valore ci sarà qua, Andrea? Se aggiungo altri 25 a 975, sarà qui, Andrea? Ci sei? 1000, 1000, ok. 1000. Sì, 1000. Quindi qua vediamo 1053. Poi abbiamo un'altra linea intermedia che è omogenea, quindi vuol dire che siamo a 1025. E poi linee tratteggiate da 5 metri ciascuna. Quindi siamo a 1025 con la prima. La seconda, zoom un po'. La seconda 1030, 1035, 1040, 1045 e 1050, questa qua. E il punto quotato che è 1053 in alto. Ok, Gianluca non ci sarà, cercherò di recuperarla per loro in qualche modo. Quindi siamo intorno ai 1050 col punto quotato che ci conferma che qui sopra siamo a 1053. Vuol dire che nel coccuzzolo, proprio in cima in alto, siamo a 1053. Quindi proviamo a fare questi esercizi uno alla volta. Io prendo la DGM e vi chiedo di provare a dirmi le quote dei punti. Questo è molto importante da imparare perché vi permette di leggere il territorio e di capire come vanno le cose e il territorio attorno. Quindi prendiamo una direttrice. Questa, no, non vado intermedia, devo andare più giù qua. Ok, 200. Quindi vedete, Alice, prova tu, siamo a... queste sono tutte intermedie. Quindi vuol dire che qua siamo a 225, qui. Il punto quotato è 228 qui davanti. Verifica come arrivi a 300 qua. Quindi 225 più... 225, quindi dimmi il valore di qua, dimmi. No, non è tratteggiata, è intera. Qua sì, quindi qua scendi a 275, dove c'ho la mano. Questo sarà, dove c'ho la mano, quindi 2,50 e 2,25 qua. Ok, 2,25, qua vedi un fiume, e quindi cosa? Un fiume che ovviamente siamo a 200 metri, cioè dislivelli qua non ce n'è. Poi vi spiego com'è che notate se c'è un dislivello forte o meno. Adesso Beatrice, tu prova adesso a salire fino a qua, diciamo al nuraghe, e mi dici come vanno le curve. Quindi, perché c'è un fiume? Perché qua è scesa, noi siamo scesi da 300 verso 220. Ora da 220 risaliamo verso 300, quindi vuol dire che qua c'è una valle. E il fiume scorre nella valle, quindi ci sono due discese, diciamo due valli che alimentano il fiume sottostante. Quando vedete un fiume, vuol dire che ai fianchi ci sono sempre due versanti che alimentano il fiume. Quindi qua
Qua siamo a 2,25. Beatrice, ci sei? Dove c'ho la mano? Quindi, sì, qua cosa ci abbiamo? Verifica un po' qua. 2,50, 2, dimmi un po' qua, 2,75. Questa, vedete che è più scura, quindi ogni 100 metri e quindi è 300. Questa. Vai, dove ci seguimi la mia mano? 3,35, 3,40, 3,40 dovrebbe essere, oppure è 3,45, 3,45 forse sì, hai ragione. 50, 3,50, quindi 350, però mi sa che è qua perché vedi che non è tratteggiata questa, non è tratteggiata, quindi vuol dire che è 350 questo. Poi c'hai 355 e 360 e il punto quotato che è proprio sul cucuzzolo 366, quindi ci sono 6 metri. Allora, come vedete come cambiano le distanze tra le curve? Più sono distanti le curve, meno forte è la pendenza. Più sono vicine, più è forte la pendenza. Quindi qua proprio va in punta la collina, parte leggera e poi sale su. Allora, ve lo provo a disegnare. Quindi in quel caso era, le disegno qua le curve, no? Faccio finta che queste siano curve, queste sono più vicine, questo è il cucuzzolo, è così. Per poter leggere la pendenza dovreste proiettare in verticale, supponiamo di prendere le quote di tutti questi punti. Invento i valori, ora ve lo dico solo come esempio, no? Supponiamo che questo sia 100, qua al massimo c'ho 200, però che succede? Che qui ho 100, qui ho 125, qui ho 150, quindi qui ho 175. E qui c'ho l'altro, quindi qua la pendenza è meno di qua e di qua, perché questa distanza è maggiore. A parità di dislivello, quindi se io devo salire in questa quota e mi trovo qua, avrò una salita meno forte se mi trovo qua e devo salire qua. Ok, cioè non so, vorrei spiegarvelo magari in maniera un po' più diretta. Qua abbiamo ad esempio, che poi non è altro che saper calcolare i profili altimetrici. Questa è la vista sulla carta e la vista, diciamo, in sezione, questo in alto, che è il profilo altimetrico. Vedete come qui la pendenza è minore, c'è una distanza di un certo tipo qua, mentre qui la distanza è minore e c'è una pendenza che inizia ad aumentare in questa zona. Diciamo, riuscire a fare anche questi lavori, non so se ce la faremo, ma presumo di no, perché comunque le ore sono quelle che sono. Il profilo altimetrico viene fatto intercettando questo qua, è come se avessi tracciato una linea così, supponiamo che il nostro percorso passi tutto così dritto,
e io mando le intersezioni in verticale. Allora, cioè, come faccio a eliminare tutta questa roba? Ok, eliminato. Quindi se io mando in verticale tutto questo, supponete di non avere la parte verde, ma di avere solo un grafico dove io ho tutte le quote note, 300, 200 e 100. Mando tutte le... questo è il percorso nostro, quindi voglio sapere il profilo dove passo col rosso. Mando le intersezioni del percorso con le curve, le mando in verticale. Molto diciamo approssimata la cosa. Tiro e vedo, questa è da 100 perché parte da 100, è grossa, è nera, è una direttrice, e questo è un valore, qua la quota è 100, nel nero è 100, quindi tiro una verticale e mi fermo a 100. Tiro una verticale qui che c'ho, ogni 50 metri sono fatte queste, boh. Vabbè, supponiamo qua che c'ho, ah no, c'ho 200, 220, c'ho 200 qua, supponiamo di avere 200 qua perché devo seguire il grafico, quindi mi fermo qui, e il cucuzzolo che c'ha 220 qui, e quindi li faccio le linee intersecando il grafico con le curve di livello. Queste slide ovviamente poi ve le passo così riuscite a vedere. Qua è un po' fatto meglio il disegno, lo sto facendo un po' rapidamente. Vedete il percorso e le intersezioni delle curve col percorso che io mando in verticale e mi fermo in corrispondenza della quota indicata dalla curva di livello. Ok? E poi tutti i dislivelli, che anche quelli sono delle questioni da approfondire con più ore. Un esercizio utile sarebbe, Enrico, ci sei? Allora, quello che si può fare, praticamente io sto cercando il modo di disegnare. Allora, se Enrico, se tu sei, ad esempio, è utile, osservando la carta, sapere come si presenta il territorio attorno. Tu sei qua, ad esempio, e stai guardando verso sinistra. E quindi vedrai dei rilievi, delle colline. Tu osservando dovresti disegnare, essere in grado di disegnare questa roba. Lo prendo al volo. Quindi sei qua. Rosso era meglio, forse. Tu sei qua, stai guardando verso lì e quindi secondo te che andamento può avere questa roba? Se sei in grado stai tagliando così. Questo, sì. Ah, stai guardando così? Stai guardando così? No, prova a immaginartelo, in sezione, come se tu stessi guardando il panorama. Se tu stai guardando il panorama, vedi le colline, no? Capito? Una specie di profilo altimetrico. Giusto per capire il senso delle... Ok, bravo. Due punte. Sì. Nuraghe, noi abbiamo solo nuraghi, non abbiamo monti. Scherzo. Ok,
Sì. E qua c'è una sella praticamente che quindi farà tipo così e una roba del genere. Cioè, riuscire a interpretarlo, a interpretare è importante perché se tu vuoi progettare qualcosa, devi sapere dove si salirà, come andrà il percorso, se qua c'è un tratto ripido. Oppure, quindi non ci passo e magari lo aggiro da un'altra parte, da una parte meno ripida. Allora, interrompo questa.